Io non che non mi accaccio, mentre la faccio. Infatti è passato il Bruno e Castello e mi ha detto, ma che gli chiamate a fare? Questo muore portando la casa e ci spillava. No, adesso no. C'è luce. Se fino a fatto di quelli ci vengono carcerati. No, non si è mai trovato che tu, no, 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 passa per la strada, c'è. Mi sembrerebbe tanto può salvare, ma se ci povera bestia. Ha passato Nazarena, avesse tu un po' di più. Nazarena che è mezzo morto, ma te la cosa siamo c'è Roberto, ci stanno piangendo Roberto. Ci stanno Gabriele morti, però te la cosa ci per aria, Nazarena. Attento qua sopra un po' come sta cosa, come quanto sta con... Io penso che questo che non è lui. Come te lo muso? Non è giovane là. Come te lo muso? Qua mi sembra... come si dice? Un cervato. Cerve? Ma... Ma lo c'è, vende tutte le corna sulla goccia, tutte, tutti i rami. Quello, no, quello è vecchio. Sì, poi quello è che il cervo è grosso e alto così. È alto. No, punto. Ci sarà un dai. Per la grossazza è un capriolo. Però le corna non lo so. Questo qua l'hanno investito proprio a bestia. Che cazzo di sfortuna. Neanche l'occhio. Questo può darsi che ti è bollito un po' rotto. No, come te lo colpi, ecco. Può darsi. Guarda qua, c'è piatto. Ti che fa solo le tue carte, parti? No. Ah, ma vedi un po' sta andando. Vabbè, fallo fare adesso, chiappa della cotta, ecco. Quindi quando faccio così? Sto. Vedi, un po' questo non ha chiamato. Questa è la guardia forestale che mi sta chiamando. Non prendo. Ah. La guardia forestale, amo? 0862. Questa è la guardia forestale di... 0862 chi? 0862 è l'Aquila, L'Aquila. C'è l'Aquila. Santo. Sto richiamando. La zampina rotta, o meglio, c'è proprio il piedino staccato completamente dalla zampina, c'è il pezzo d'osso rotto che è uscito fuori dalla pelle. E pure la goccia, Pietro Abbozzo. Ce l'abbiamo al chilometro 72 della statale 81. Al comune di Montefino. Floriano, contrada Floriano. Contrada Floriano. Sulla strada, sul ciglio della strada. Le ho detto il chilometro 72 della statale 81, comune di Montefino. Vicino al bivio. Più preciso di così? Cosa? Contrada Floriano. Ah, ok, conosce Cellino? Cellino Attanasio lo conosce come paese? Ok, da Cellino, se va in direzione verso Chieti, il paese successivo è proprio Montefino. Se, proseguendo sulla 81, da Cellino... Sulla Piomba, Valle proseguendo Piomba. Proseguendo sulla 81, quindi da Cellino sulla 81, dopo Valle Piomba c'è proprio questo il punto dove ci troviamo noi. La zona noi. Di Floriano. La zona contrada Floriano, sì. Esatto, dove abitava Sagazzi? Siamo proprio a 500 metri, un chilometro prima di Sagazzi, molto venendo prima. Da Teramo. Dipende dove si trova, lei dove sta? Sì, da Atri come veniva sopra, però... Da Atri come veniva a fare un stralone. Vabbè, comunque, non so, quella che conosce lei, che pensa che possa condurla... Quanto vale di là? Dobbiamo aspettare lì, io non so se posso aspettare, comunque sicuramente ci sarà qualcuno ad aspettare. Vale subito, eh? Va bene, aspetto qui. Sì. Sì, aspetto. Va bene, sì, ok. Va bene, l'aspetto. Buonasera. Sono nervosissimo, mi è parso Chieti, ma non sono sicuro. Quando è chiappo c'è dolore? Devo tornare ad Atri, prendere la macchina e arrivare lì. Però non ho paura che mi dicesse che partiva da Chieti. Non credo Chieti, visto? Perché se non ho capito, non se ne può andare, capito? Se sei partito, sono sotto niente. Ecco, impacciato attorno uno di Chieti. Ecco, attorno uno di Ecco. Sarà che te la reperibilità. Perciò. La reperibilità, quando sei qui, ti aiuto, ti chiama. A me no. No, va. E perché hai fatto, Nino? Eh? D'accordo. No, no. Tanti dati, non è l'asfalto. Quindi la guardia forestale, niente. La guardia forestale ci ha mandato questo veterinario.
E loro non vengono. No, loro non vengono. Quindi questo se lo carica il veterinario? Beh, no, no, no. Cioè, no. Potrebbe andare, perché? Beh, sì, allora dove farlo? Carve, hanno avuto la forestella da poco. Oppure lo guardiamo noi. No? Intendi, se non si può caricare, d'accordo, no, quando vende. Io ti parlo del tasso che se la vuoi caricare la guardia forestale. Il veterinario mi ha detto, io ho attivare l'operatore. Secondo me l'operatore della guardia forestale che viene con lui. O comunque. La guardia forestale viene a parte. Ma allora, perché allora il veterinario ha scritto che no. Il veterinario ha visto, ha confermato che doveva essere curato e ha chiamato la guardia forestale, poi è arrivata la guardia forestale. Allora quella quando metto devo attivare l'operatore, deve attivare lui la guardia forestale. Sì. Prima di arrivare qua. Chi ha detto che doveva chiamare? Quindi quello mo attiva pure la guardia forestale e nel frattempo arriva lui. Ma il tasso Marcello? Il tasso io ho chiamato, tutto a posto. Le patate secondo me buone. A posto. Amore. Io chiamo per chiedere come stava, sì, ah. Sì, sì, aveva quello che mi disse in zina, aveva una frattura alla colonna, però dopo ha ripreso. Guarda che deficiente, qua fermo almeno, sto cretino. Cazzo, e poi anche la macchina gli ha avuto a fare una bella tappa. Ma si è accorto il cuore, ma li fa niente che ha fatto la macchina. Se vediamo una macchina ammaccata qua lasciata. Cazzo cretino. Questa è qua, se faccio una macchina razzo pure cacco. Ma quando non buoni, quando non cane buoni, non cane. A volte Pasquale come si dice? Oddio, te lo cane lupo, una bozza di carpo lo paracorto, lo stai dicendo, il paracorto lo parafa anche la mia. E quelle che erano tu, le pagate, quelle, c'è stato il ferro, lo stai dicendo Vincenzo, lo rosci. Tutto che la mia, io ero quello di cemento, lo to quello che erano un po', come lo chiamano, carrarmente, quello tipo bunker. Perché noi? Non respirava così, doveva respirare regolare. L'ha girato. C'è la febbre quasi qua per la bestia. Beh, tutto lo danno che te lo... Tutto sto sangue per la bestia. C'è santo. Non si fate più mandare le gocce. No, no, non si può anticipare niente, quello aspetta e basta. No, panza altro più niente. Male, a posto. Però vedi, questo è spezzato. Ecco l'osso, capito? Non guarda le palme, ti fa brutto. Sei come per Luigi, tu non lo fai. Povera bestia. Se non state a sedersi questo. Qua sto tutto sudorato, povero, non sapete mai. Questa è una macchina, non è stato un garbo, no? Quello che gli è quello l'osso. Ci rimasto in bella papà, no? Che non me lo sciacquo. Ma sì, Zaffre, che va a bavolo. Tu va a bavolo. Io penso che i generati tipo gli fa anestesia. Gli fa una palmella, una plebo, che farla riprendere un po', gli fa un antidolorifico. Se fanno i raggi. Se si muovesse, guarda. Tu è indietro, dove vuole.